Rita, sei residente a Castel Sant'Angelo sul Nera, oggi sei tornata per questa festa del primo maggio, no? Per questa... Sì, ristorante erborista, che sono molto affezionata a loro e ho portato parecchia gente, parecchi clienti in modo da poter partire, perché se no il paese sta per morire. Che cosa chiede un abitante di Castel Sant'Angelo sul Nera, di questa parte del maceratese, agli enti che dovrebbero occuparsi della ripartenza, della ricostruzione? La prima cosa io direi che la regione è la prima di tutti. Se si può dare un container, perché già io l'ho ottenuto, però lo devono portare a Castel Sant'Angelo, e anche il sindaco da poter trovare il posto per mettere questo container per ripartire col mio barretto, perché tutti mi cercano e tutti mi vogliono, io voglio ripartire. Domenico, c'è una tua frase che mi ha colpito, facciamola ripartire questa montagna altrimenti è un casino. Perché? Perché no, la montagna stava al minimo storico come popolazione. Adesso il terremoto gli ha dato l'input finale per finire, però qui noi commercianti, abitanti, non possiamo essere sempre da soli, dobbiamo essere aiutati da tutte le istituzioni, se no non ripartiamo. Aiutati in che modo? Innanzitutto ci deve stare meno burocrazia, che la burocrazia sta a fare più danni del terremoto stesso. E poi dobbiamo essere aiutati dalle istituzioni a superare questo momento molto difficile, se no specie i giovani non ritornano. Da montanari noi siamo testardi, però ci vuole innanzitutto un determinato dialogo tra istituzioni e gente che vive. Poi ci vuole anche un ottimo dialogo con i commercianti, gli artigiani, perché è inutile rifare le casette se non riparte l'economia. Per chi le rifà? Non possiamo, ormai gli abbiamo dato troppo tempo, 8 mesi. Io capisco che è un terremoto che ha coinvolto 4 regioni, ma ormai basta, no? Non gliela famo ripartire neanche con le strade. Le strade sono un nodo cruciale, perché poi ce ne sono alcune totalmente interrotte, altre che sono in via di sistemazione, però prevalentemente sul versante umbro. Anche quella è un'urgenza sulla quale si stanno manifestando ritardi importanti. Dobbiamo anche investire sul versante marchigiano, perché qui da Castel Sant'Angelo fino a Castelluccio è la strada più corta e meno danneggiata. Certo, i danni ci stanno, perché un terremoto di questo viene ogni 400 anni, però gli abbiamo dato 8 mesi. Adesso basta, dobbiamo vedere qualcosa, perché se passa giugno, luglio, agosto finisce tutto, no? Le attività, questi 3 mesi, 3 mesi lavorano per tutto l'anno. Che dobbiamo fare? Che ancora le stiamo a piangere con i famosi 5.000 euro? Oh, sono passati 8 mesi, non abbiamo visto niente. Anche la più piccola attività ci ha avuto 30-40.000 euro dei danni. Non ci pigliamo in giro, no? Ti devo dire pure questo, perché non dobbiamo fare tutta un'erba e un fascio. Quelli che ci stanno mettendo il viso e le forze sono i nostri sindaci, perché i nostri sindaci è la realtà. Si danno troppo da fare, ma devono essere un pochettino dalla regione, dallo Stato, devono essere più compresi, perché i sindaci la conoscono bene tutta la zona, no? Però c'hanno poco potere, poco, devono essere un pochettino più ascoltati.